sono Don Pechino, tu vado e vado il tratto da Lanza di Moreo. Un'opera d'arte presa, insomma, non so quale fatto, comunque sia. Andiamo subito a valutare questo oggetto. Secondo lei quanto può valere questo oggetto? 700 euro. 550. Euro. 250. 250. Vilma, quanto vale questa delizia? Il prezzo corretto è 270, il nostro vincitore è Gianluca! E Gianluca è il complimenti, il famoso giusto titolare, non lo metterà questo, lo dico no. E quindi il primo premio se l'aggiudica il numero 58, il dottor De Lecce. Andiamo avanti con il secondo premio, un paio. Giardo Iva, il secondo giardo di categoria Margaretto Bianco Pizzeria! Per parlare di tutti di noi, grazie per il programma con il vostro partner, o anche con la pizzeria! Un oggetto utile e divertente, insomma. Petra! Andiamo a valutare subito questo oggetto, per me si deve Federico. 1000 euro. Euro? 850. 180 euro. 4 euro. 4 euro, vai Vilma, quanto è il prezzo? L'oggetto costa 4 euro e 25 centesimi. Prego. Quindi come si prenderà il regalo? Però sai che è un portolello? E quindi senza indugio passiamo al terzo premio in palio. Prego Vilma, quanto si può? Allora il terzo oggetto è categoria opere d'arte, una tela delle cinque parole, è realizzata con olio cubino e lavorato un giovane giovane con disoccupato! Io non ho mai desiderato di trovare il tuo mondo scopolo. E andiamo a vedere chi fa il vincitore di questo bellissimo premio in paio. Vediamo un po', bellissimo 50 euro. 50 euro, dai, poi il 2, 75. Secondo scopolo, dai. Secondo me 100.000 euro. 100.000 euro. Vai Vilma, 100.000 euro. Sei un po' più noi, continuo. Petra, Petra! Petra, tornate anche la Petra! Mi piace che ho parlato. Guarda, mi sta distruggendo il concorrente. Allora, mi dà concorrente di legge che non è preso il più. Programmazione sulla ok. Quindi continuiamo con il quiz, secondo gioco, andiamo avanti. Vai Vilma, descrivici il prossimo tema. Il quarto gioco è categoria elettronica. Dispositivo di archiviazione di massa di ben 4 mega. Indispensabile per le vostre foto e filmati quarto più chiari. Beh, ci mancherebbe, insomma. Andiamo a valutare questo premio, per me
quanto può valere questa casa? 5 euro. 5 euro. E quindi mi sembra che con quello ci siamo, no? C'è qualcos'altro? Ma Stiva, c'è ancora una cosa qua. Sì, una cosina così. Adesso per qualcuno anche che non è preso che ci guarda? Un po' di più? Adesso diciamo che la puntata va a concludersi. Andiamo con i concorrenti, esattamente, in privato. Vedete che i concorrenti sono belli presi. Andiamo subito allora, perché è il momento insomma del super premio finale. Super premio finale! Adesso super premio finale! Certamente, insomma, il super premio all'altezza dell'occasione. Petra, hai il cavalletto ce l'ha? Ce l'ha la gara. Ce l'ha il cavalletto, no? Non c'è il super premio. No, non c'è la gara. Cose che hai, inutile. E quindi, la sigla? Finita? E quindi andiamo subito a valutare questa bellezza della tecnologia. La signora Federica qua con me, anzi la signora Bartecchia, che è questo uomo, complimenti, eh. Dove è la signora? Delle Marche. Grazie. Però come che si dice un notiziano, però se la fermo. Quindi la signora Bartecchia, quant'è che me lo valuta questo? 50 centesimi. 50 centesimi? Due valori? Allora? In Italia? Non è in Italia? È stato in Italia, no? Si vede qualche valore. Quanto me lo valga, signore? 280 che? Euro? 1 che? Come lo possiamo dire? Ok. La signora qua si presa, quanto me lo valuta la bicicletta? La signora qua. Che c'è? Lei quanto come lo valuta la bicicletta? Ma io... Giustamente calmere. Io sono Vittorio e io non ho visto per la prima volta nella storia di Ok Prezzo Giusto, il vincitore di nuovo Gianluca La Lecce. Non ci sono più, mi rifiuto, poi saluto la puntata, basta, e la puntata perché è un testo. Chi conosce lei? Se sto fatto bene, no? Fate una foto con quello. Deve leggere il biglietto. Ma lei che lo fa? Ma lei che lo fa? Ma te che vuoi il biglietto? Ma io l'avevo messo a posto? Ma c'è qualcosa da fare? Ci metti tu?